Seduti uno vicino all'altro in dialogo con il Papa, è la modalità con la quale Francesco nelle scorse settimane ha ricevuto i vescovi di Eritrea ed Etiopia in visita ad Elimina. A loro ha consegnato un discorso nel quale ha voluto riflettere sulle gioie e le sfide che ogni giorno i presuli affrontano. Un particolare accento lo ha posto sullo spirito missionario nei confronti di chi non conosce Cristo, ma anche verso i fedeli e i sacerdoti, annunciatori santi ed efficaci del Vangelo. Vi esorto, ha scritto il Papa rivolgendosi ai vescovi, ad essere padri buoni e generosi. Monsignor Berane Jesus Surafiel, presidente della Conferenza Episcopale d'Etiopia ed Eritrea. Il Santo Padre, Papa Francesco, dà molto rilievo alle persone, alla gente comune che versa in condizioni di bisogno, soprattutto ai poveri. E quindi dice ai vescovi, siate vicini alle persone, soffrite con loro, non vi isolate, siate accoglienti. Ritengo che questo sia un importantissimo messaggio di solidarietà, perché è quello del Vangelo. Ci è richiesto di proclamarlo alle persone e il Vangelo è pieno di gioia, di speranza, di fede e di amore. Ecco quello che dobbiamo presentare alle persone, soprattutto ai cristiani, ma anche ai membri di altre religioni, alle persone che ci circondano. In Etiopia i cattolici sono appena l'1% della popolazione in netta maggioranza ortodossa, in Eritrea il 3,5%, ma non si esclude una crescita nel futuro visto l'alto tasso di natalità. Sono molte le sfide che attendono i due paesi a distanza di 14 anni dall'ultima guerra che li ha divisi. Anni di conflitto, tensioni costanti, oltre ad una diffusa povertà e condizione di siccità, ha scritto il Papa, hanno recato tanta sofferenza alla gente. Eppure la Chiesa ha provveduto ai bambini orfani, alle anziane abbandonate e ai giovani in cerca di una possibilità con una testimonianza di amore e dedizione. L'invito è di continuare l'impegno per promuovere il bene comune che passa anche attraverso il dialogo interreligioso. We work together also with the religious leaders in Eritrea and in Ethiopia. Lavoriamo insieme anche tra capi religiosi dell'Eritrea e dell'Etiopia. Lavoriamo insieme e ci confrontiamo su questioni comuni. Speriamo di costruire un consiglio simile per il Corno d'Africa, perché la religione viene talvolta strumentalizzata per dividere le persone, mentre la vogliamo utilizzare come elemento di unità, strumento per combattere le divisioni e lavorare per la pace e per il bene, la fratellanza e la solidarietà tra le persone. Dobbiamo quindi ringraziare Dio per questo buon consiglio interreligioso in cui lavoriamo insieme. Interreligious Council with which we work together.